all'avanguardia artistica cinese per la prima volta in Italia con Beijing 798 Impression, la collettiva dei 32 artisti cinesi contemporanei più rappresentativi, che presentano le loro opere a Roma, dove resteranno esposte fino al 19 giugno presso la Società Geografica Nazionale a Villa Celimontana. Una mostra per comprendere meglio la nuova rivoluzione artistica dell'Oriente, che sta posizionando Pechino e la Cina ai vertici delle tendenze mondiali. 34 le opere di artisti come Wang Ning, Xi Jianmin, Li Yongbin, Wang Yan, Zhao Yao e molti altri, dalla fotografia alla video art, dalla scultura in acciaio o fibra di vetro all'inchiostro e colori su seta, dalle pitture in tecnica mista all'olio e acrilico su tela, dalle litografie alle performance. A Pechino sono stati oltre 75 milioni i visitatori che hanno affollato il distretto artistico 798, numero che rappresenta anche il movimento d'avanguardia artistica nazionale. 798 is an art district. Il 798 è un distretto artistico di Pechino, ha spiegato il curatore della mostra Xian Dong. È stato un distretto di fabbriche molto famoso negli anni 50 e 60. Il suo nome è formato da numeri perché faceva parte dei segreti di Stato. La zona è stata costruita dopo il 49 per il sogno di modernizzazione, quando Mao annunciò il progetto che prevedeva la collaborazione dei vicini sovietici e dei paesi dell'est. Ma ora Pechino è una città enorme e il 798 è al centro di una nuova area. Dal 2002 circa, infatti, artisti e organizzazioni culturali hanno iniziato a dividere, ristrutturare e affittare gli spazi della fabbrica, trasformandoli in gallerie e studi artistici. The place is fantastic because it's very special, it's huge. Gli artisti hanno trovato questo luogo enorme e fantastico, oltre 200.000 metri quadrati. Lo hanno riscoperto perché è stile Bauhaus anni 50 e ora è una delle più grandi zone artistiche in Cina e forse nel mondo.